Chioggia e la sua tradizione popolare, alla ricerca delle tradizioni. Di questo si è parlato domenica 22 marzo a Pinocchio, più occhi. La puntata, condotta da Mattia Campanaro e Riccardo Trevisan, aveva come denominatore la musica popolare di Chioggia, con ospite in studio il professor Loris Tiozzo, storico fondatore e direttore del coro popolare Chioggiotto e della banda cittadina di Chioggia. Nel corso della puntata, il professor Loris Tiozzo ci ha raccontato come in tutti questi anni la sua curiosità, dedizione e passione per i canti popolari chioggiotti e per la musica l'abbiano immerso in una ricerca con straordinari risultati. Sorprendente il suo costante interesse per il recupero di reperti storici musicali che altrimenti sarebbero andati perduti. Ho avuto la fortuna di avere dei cantori veramente appassionati. Questo è molto importante, perché tu puoi fare qualcosa di positivo quando c'è una corrispondenza. Perché se i cantori, per esempio, cantano una canzone che non sentono dentro il loro spirito, non la canteranno mai bene. Invece è capitato, ripeto, con successo e con soddisfazione, che tutti quanti hanno corrisposto a questo progetto qua. Pensando che questi canti un domani, quando non ci sarò più, io spero che continui ancora il coro, no? Ma non si sa mai, è un po' difficile, perché trovare il volontariato come ho fatto io e sto facendolo non è facile, insomma. Ho voluto lasciare come testimonianza questi canti qua, riproducendoli nei testi, nei libri. Quindi ho avuto la fortuna, quindi, per avere delle case musicali editrici che hanno stampato quasi tutte le canzoni che ho scritto io. Sono un centinaio, sapete, mica una. Io ho armonizzato più di 200 canzoni, delle quali 100 sono state pubblicate.